Buonasera a tutti, Megaphone è in trasferta, abbiamo un ospite che si presenta. Che Buonasera da Arturo Stalteri. dovrebbe essere la quarta, quinta, ventesima volta che intervistiamo, ma è sempre un piacere intervistare Arturo. Cosa abbiamo visto questa sera? Stasera abbiamo visto una cosa un po' singolare per me, cosa che non faccio molto, una sorta di spettacolino in tre parti, potremmo dire, non in tre set, dedicato comunque a un tema comune che è l'ambient, sulla quale ormai penso si possa cominciare a discutere serenamente perché ha una sua storia e i suoi nomi importanti. Quindi, prima parte, una sorta di DJ ambient in cui abbiamo ascoltato alcuni brani per me basilari o comunque rappresentativi, commentati. Una seconda parte in cui al pianoforte ho eseguito alcuni pezzi che io ritengo ambient, quindi partendo da Satie fino a Harold Budd e anche alcuni momenti della mia musica, ma anche una lettura dei Sigur Rós, un gruppo islandese, in un pezzo, forse uno di, un po' quello più rarefatto, più in linea con l'ambient. L'ultima parte è una cosa diversa, è dedicata interamente alla musica di Bragamino, eseguita dal vivo al pianoforte, in questo caso con un video realizzato appositamente sul tema di Ino e da Giampiero Bigazzi. Per chi se lo fosse perso, la domanda a questo punto è un one shot oppure capita che si possa rivedere altrove da qualche altra parte? No, ormai diciamo, l'ho messo nel mio calendario di proposte, Nel portfolio per di cui a chi richiesta interessa uno è può farlo. esatto. Senza nulla togliere al resto dello spettacolo, a me è piaciuta moltissimo, diciamo così, la cover dei Sigur Rós, che è una cosa che in qualche modo l'ultima volta, ricordo, era stata preannunciata, un lavoro di Arturo sulle musiche dei Sigur Rós che sapevamo piacergli moltissimo, e che, come mai? Cosa è venuto fuori? Per il momento è venuta questa perché questo è uno dei pezzi che amo di più dei Sigur Rós, anche se li amo tutti indistintamente. Ma Staraffur sarà anche perché c'è il quartetto d'archi, perché c'è questa melodia così lirica. Mi sembrava il pezzo forse per iniziare questo approccio, che potrebbe effettivamente poi proseguire con altre visite nei Sigur Rós. Mi sembrava il pezzo migliore per iniziare, perché si presta, secondo me, a essere pianisticizzato. Permettimi di usare questo termine, anche se poi naturalmente ci ho messo un po' di mio, qualche arpeggio, qualcosa un po' più mia, però credo di aver fatto, insomma, di reso rendere giustizia a quella bella melodia che loro hanno inventato. Sì, è stato, il mio commento era, è stata fatta la stessa operazione che è stata fatta per alcuni brani di Brian Eno per il vecchio disco Cool August Moon, in cui i brani sono stati asciugati, è una parola che hai utilizzato anche tu, mi pare, durante, asciugati dai suoni, dai timbri e sono rimaste solo le melodie. Esattamente, sì, sono rimasta quella che è l'essenza del pezzo e questo dimostra quanto i pezzi di Breganino funzionino anche senza il suono, senza l'ambient, perché c'è un'idea forte sotto che regge anche trattata in un'altra maniera. Insomma, questa sera abbiamo visto le tre facce di Arturo, vale a dire l'Arturo conduttore radiofonico che ha fatto uno spettacolo dal vivo, abbiamo sentito l'Arturo musicista e anche l'Arturo così commentatore di video, perché ricordiamo che una delle sue grandi passioni, che è sfociata anche nel disco Il Signore degli Anelli, a questo punto devo fare la solita domanda di rito, a parte Sigur Rós, cosa vedremo più avanti? Allora, io ho composto 10 notturni per pianoforte. Sì, anche questa era una cosa che c'era stata detta. Ecco, però li ho finiti, nel senso Ah, che erano, adesso mi ecco. sembra che abbiano cominciato ad avere una forma decente, per cui ho deciso prima dell'estate di registrarli. E quindi questo significherà che probabilmente qualcuno li pubblicherà prima della fine dell'anno, ma ho fatto anche un'altra cosa che invece è già pronta, che riguarda sempre il mio Signore degli Anelli, perché non molti sanno che io avevo già registrato 15 pezzi ispirati al Signore degli Anelli nel 74, prima ancora dei Pierrot Runner, con i mezzi che avevo a casa, ovvero 2000 strumenti di tutti i tipi, dal violino al sitar, al sintetizzatore, agli Le organi, pentole della mamma. anche pentole, però anche fatti con un registratore amatoriale, quindi con la sovraincisione tipica che si faceva all'epoca, quindi ne era nato un mare di soffio con dei suoni sparsi dentro. Grazie alle tecniche moderne e a un amico molto bravo che è Pino Zingarelli, che ha uno studio, siamo riusciti a fare il miracolo, cioè lui ha fatto scomparire il soffio e ha fatto riemergere i suoni. E quindi ne è nata una cosa che io trovo veramente affascinante e bella e spero che al più presto qualcuno la voglia pubblicare, credo insomma che ci siano buone possibilità che esca prima dell'inverno. Posso dirlo? Quindi ormai sono obbligati a farlo. Benissimo, ci sono due persone che hanno appena firmato col sangue questa operazione qui e quindi magari
Ne riparleremo quando all'occasione. un disco molto progressive. Vabbè, ma Anche ormai. erano gli anni Ma miei. io sicuro se li chiamo che fanno post progressive, Anche quindi. secondo me. Allora. Ormai progressive sta tornando di Comunque moda, si sta insomma. tornando di moda, è vero, è vero. Ci sono molti gruppi. Va bene, io. È tardi, Arturo deve ancora mangiare, io invece sono bevuto parecchio, quindi chiudiamo qui la cosa. Ringraziamo Arturo per questa. Ci diamo appuntamento da qui a 6 mesi, diciamo, per Perfetto. qualche altra intervista e qualche altra novità. Grazie a voi.